Marco Giardina e Antonella Aprile, eccoci qua. Oggi abbiamo fatto la seconda tappa, il secondo anno del Trofeo Nazionale Nuoto. Com'è andato, Marco? Ma tutto sommato sta andando bene. I ragazzi hanno risposto bene, c'è stata un'ottima partecipazione anche a livello numerico, perché come 10 km così partecipata, e anche a livello da tutta Italia, abbiamo atleti che vengono un po' da tutta la regione Italia, veramente una bellissima manifestazione. E, felici chiaramente perché per il risultato, i ragazzi hanno fatto, il nostro ragazzo ha fatto un ottimo risultato, ha vinto la gara. E niente, le ragazze hanno fatto una bellissima gara, ha vinto una master veramente... Napoletana. Che non quella vuole... dell'anno scorso. Esatto, sì. Quella che non vuole mollare, una ragazza che si mantiene sempre in forma e che è sempre presente, e fa tanto piacere perché veramente da 3 anni che è sul circuito della, diciamo, del nuoto di fondo. Antonella, tu eri tanto agitata prima dell'inizio di questa gara, oggi si è disputata la 10 km di fondo, uomini e donne, è stata una gara eccezionale, tutto ben organizzato, ti sei rilassata? Adesso un po' sì, ma finché non vedo l'ultimo arrivare, insomma, non mi rilasso completamente. Decisamente contenta per come sono andate fino ad ora le cose, felice del fatto che il primo sia stato uno di noi, dei nostri agustani, ma soprattutto per la partecipazione e la lealtà di tutti gli amici di tutta Italia, questo sicuramente. Una delle prime donne è stata una nostra atleta, Saraceno Federica, giovanissima, 14 anni, che sta veramente andando forte anche nella stagione, in questa stagione. E felicissima dell'arrivo e del primo tocco di Daniela Calvino, appunto questa master di cui Marco parlava, perché oltre ad essere una fantastica atleta è veramente un'amica, è una persona che vive per lo sport e per tante cose belle e di valore. Dici, chi è il presidente dell'Aton Augusta? Sì, il presidente dell'Aton Augusta è qui presente, ma dietro le quinte è il signor Salvatore Aprile, comunque mio padre. Qual è l'emozione? Perché io l'ho visto arrivare, è qui con noi, sta assistendo alle gare, e ho visto nei tuoi occhi una certa emozione, l'emozione di una figlia che vede il padre assistere a una gara importante, nazionale, organizzata proprio dalla tua società, e quindi un'emozione che provi in questo momento pensando a lui. L'emozione è le più forti, perché tutto quello che sono e che riesco ad avere nel mio piccolo è grazie a ciò che mi ha insegnato giorno per giorno. E la sua presenza è importante perché per me lui è motivo di forza, oltre alla persona ovviamente che gli sta accanto, che è mia madre. E, che dirvi, il fatto che siano qua mi rende fiera, orgogliosa, e mi dà la forza di stare là e di fare tutto questo. E quindi ringraziamo anche l'ammiraglio Camerini, che ha dato ospitalità a tutti i cittadini che hanno voluto assistere alla gara, e anche agli atleti, con le porte aperte del circolo ufficiali, e che saranno aperte anche domenica, quindi domani mattina, domenica 7 settembre, di mattina e di pomeriggio, per fare la 5 km di fondo e per fare il pomeriggio. È il miglio, il pomeriggio, che ospiterà più di un centinaio di persone. E quindi tutti in acqua, 100 tutta persone. Italia, sì, tutti in acqua, dal più piccolo al più grande. Marco, come la gestite 100 persone in acqua? Ma sarà complicato, soprattutto sulla parte d'arrivo, ma anche la partenza, quindi probabilmente con i giudici troveremo un modo per farli partire creando i minori danni agli atleti, perché nelle partenze molto numerose, purtroppo senza volerlo, è spesso motivo anche qualche di colpi, qualche bracciata, qualche colpo, ma chiaramente del tutto involontario, dato solo dal numero. Quindi domani organizzeremo con i giudici il miglior modo di partire, magari dividendo per categorie, per magari uomini, donne. Comunque sicuramente uno spettacolo, vedere oltre 100 ragazzi in acqua, in uno specchio così bello, ma comunque in uno spazio molto ristretto, perché un miglio è veramente una bellissima gara da vedere. Quindi... E quindi da vedere domenica 7 settembre, ore? Ore di mattina alle ore 10.30, nel pomeriggio alle ore 15, partenza del miglio. E quindi vi aspettiamo tutti quanti al circolo ufficiale Augusta, porte aperte, ingresso gratuito. Ciao a tutti. Buongiorno.